Ok, in quest'ultimo video della settimana diamo un'occhiata al tool degli sviluppatori messi a disposizione dai browser. Io vi mostrerò quello di Chrome, ma essenzialmente quello di Firefox funziona, o di Safari o di altri browser funziona in maniera quasi analoga. E fatemi disabilitare un attimo la dblocker. Va bene, su questo sito per ora va bene. Ok, allora, come abbiamo visto nel video precedente, lo facciamo sul sito del DSIT, in questo primo giro, questo primo esperimento, solo perché è un sito che è già fatto, che voi dovreste già conoscere abbastanza, e non ha particolari, mentre il sito che abbiamo fatto noi, la pagina web che abbiamo fatto noi, è particolarmente limitata per questo esperimento. Allora, il tool degli sviluppatori si apre tipicamente premendo Inspect, ispeziona col tasto destro oppure da un qualche menu del browser, o qui o dal menu superiore, dipende in quale sistema operativo siete. Allora, questo tool serve a vari tab aperti. Il tab Element serve per mostrare appunto il contenuto della pagina HTML nei suoi vari blocchi. Quindi vedete che il sito del DSIT ha ovviamente un tag HTML, come abbiamo visto, con una serie di proprietà, lang it, per esempio quello che abbiamo visto, una serie di prefissi, uno stile di classi applicate, di classi CSS applicate direttamente ad HTML, quindi che tutto quello che c'è sotto eredita. Ha un head con, per esempio, una serie di campi meta, per esempio una viewport, per esempio qual è il charset, quindi qual è l'encoding, UTF-8 specificato. Ha una serie di proprietà, per esempio l'URL, digit.unipo, quindi tutti i metadati aggiuntivi che possono essere utili per questa pagina in particolare, eccetera, eccetera, eccetera. Ha degli script, JavaScript, che vengono richiamati e così via, e avrà un title da qualche parte, che però adesso non vedo. Ecco qua, title, Dipartimento di Scienza e Innovazione Tecnologica, Pipe UPO, e così via. Dentro, e poi body, c'è ovviamente le varie sezioni, quindi per esempio vedete che ci sono dei div, ci sono due header con degli id, hanno poi il footer, eccetera. Dentro l'header c'è un div con dentro un altro div, con dentro un link, dentro il link c'è un header di primo livello, eccetera, eccetera. Dentro l'header di primo livello c'è un'immagine, non c'è il testo, ma questa immagine ha la proprietà di come significato. Per chi ha creato il sito, questa immagine doveva avere la stessa rilevanza e proprietà di un header di primo livello, quindi molto molto importante, e dentro un link perché si può cliccare e così via. E agendo qui si può manipolare la copia del la copia del sito, diciamo, che il browser ha in questo momento al suo interno. Per esempio, io volessi, posso togliere questa immagine. Basta cancellarla e vedete che l'immagine sparisce. Ovviamente appena io ricarico la pagina, l'immagine torna perché ho modificato solo la copia del browser. Oppure posso vedere cosa succede e prendiamo. Ok. E posso anche selezionare con questo bottone un elemento specifico, per esempio voglio vedere come è fatto questo eventi. Allora posso cliccare qui e lui mi porta immediatamente a eventi. Eventi, vedete un H2 con sotto un altro div che al suo interno avrà, immagino a un certo punto, un UL. Esatto, vedete un UL con dentro gli LA, con eventuali classi CSS. E noi possiamo, per esempio, vedere cosa succede se togliamo questa classe, no? Allora vediamo che togliendo questa classe non cambia molto in realtà. Oppure possiamo, per esempio, andare, per esempio, a togliere delle proprietà CSS. Allora, a togliere o modificare le proprietà CSS sia a eventi sia a
sia a questo blocco H2 sia ad altri elementi della pagina e vedere cosa succede. Io tolgo un po' di cose, vedete che la pagina, man mano che la tolgo, cambia e assume sempre più il comportamento di default che avrebbe il browser. Oppure posso dire, quindi posso toglierli, oppure posso, per esempio, cambiare il colore. Io non voglio che questo eventi, avvisi, meno rapidi, non siano bianchi, li voglio rossi. Allora, ovviamente, di nuovo, nella copia visibile in questo momento, nella copia del sito che ha il browser sul mio computer in pancia, questo eventi cambia colore. Ora, questo può essere molto utile, e non tanto per pasticciare su siti degli altri, ma per fare degli esperimenti, capire perché le cose non funzionano sul vostro sito. Magari avete fatto tutto, avete applicato il CSS come pensavate e vi aspettavate che questo diventasse rosso e invece questo rimane bianco. E allora attraverso questo potete anche riuscire a capire se lo stile viene applicato correttamente all'H2 e provare anche a manipolare da qui alcune cose per avere delle, diciamo, veloci. Conferme o sperimentare in maniera veloce molto prima di magari andare a applicare nel browser, nel vostro codice il comportamento. Questo applica appunto, vi permette di manipolare, aggiungere parti di HTML, cancellare, modificare HTML e CSS, vi permette anche di ovviamente vedere in sources tutte le sorgenti che sono state scaricate da questo sito, per esempio le immagini. SVG, per esempio le immagini, vedete il logo di Facebook che è qua, quindi recuperare le singole immagini, le singole risorse che sono utilizzate nel sito e anche i file JavaScript. Allora, questo file JavaScript è inserito nel sito e sia da Digit-Unupo sia da altre fonti di dati, per esempio da www.digit.unupo avremo altre informazioni. Per esempio, ha un altro file JavaScript, un'altra immagine ancora, dei file CSS, altri file JavaScript, eccetera. Allora, notate, fatemi prendere, ok, va bene, prima che avevamo aperto questo. Questo è un file JavaScript, che però, come notate, è scritto praticamente tutto in una riga. Se vado avanti e scrollando, spostando orizzontalmente, è tutto su un'unica riga, non c'è niente cioè, è tutta la riga 6 praticamente. E allora, questo perché? Questo perché questo file respond.javascript è stato minimizzato, è stato compattato in modo da essere il più piccolo possibile, il più efficiente possibile quando veniva trasferito al browser. Se noi ci trovassimo un file minimizzato e volessimo leggerlo in maniera un po' migliore, questo strumento di sviluppatori ci permette di fare un pretty print. E quindi gli diciamo sì, e poi ci dice potete cliccare questo bottone sulla status bar qui sotto, quindi chiudiamo questo. Se premiamo questo bottone ci fa il pretty print del file, quindi ci manda a capo per esempio il file, ci fa vedere che c'è una funzione, che usa strict, cosa fa questa funzione, e allora a quel punto invece di avere tutto in un'unica lunga riga di tutta la riga 6, arriviamo fino alla riga 187. Ovviamente, essendo stato minificato, i nomi delle variabili avranno anche poco significato, si chiamano tutte A, B, C, proprio perché l'operazione di minificazione dei file appunto serve per ridurre il contenuto, ridurre la grandezza del file, quindi toglierli a capo, ma anche prende le variabili e li chiama con numeri il più corti possibili, A, B, C e così via. Quindi qui ci permette anche di navigare nelle sorgenti del sito, della pagina. Poi abbiamo la console. La console è quella che ci permette di visualizzare eventuali errori, eventuali warning o eventuali elementi stampati da JavaScript. E quindi qui apparirebbero i vari warning, ma questa è una console JavaScript, quindi potremmo scrivere, per esempio, console.log, ciao. Quindi potremmo scrivere codice JavaScript e ovviamente lui lo esegue. Fatemi vedere se riattivando l'adblocker compare qualche errore. Prima ce n'era uno, forse.
Ecco qua, vedete che con AdBlocker attivato il mio AdBlocker mi blocca Google Analytics su questo sito. E quindi compare un errore. Perché? Perché il mio browser impedisce una richiesta HTTP GET a questo sito, che questo al sito appunto a Google Analytics, che sarà linkato da qualche parte qui dentro, e quindi mi viene bloccata. E si può anche vedere dove, in quale riga viene generato questo errore, cioè la riga 79. Quindi questa console è una console JavaScript vera e propria. E quindi cliccando qui, per esempio, si apre da dentro Sources la riga del file HTML, del file, questo file index, in cui viene generato questo errore. Quindi si riapre questo tab Sources. E poi c'è un tab Network che rappresenta. Magari mettiamolo a lato, che si vede un po' di più. Un'altra cosa prima di passare a network, un'altra cosa che possiamo fare con questo tool di sviluppatori è vedere come il sito appare su vari tipi di dispositivi mobile e quindi anche intercettare gli eventi come il touch, per esempio, vedete che il browser cambia. E quindi questo, per esempio, è la visualizzazione sull'iPhone, ma noi potremmo anche metterla sulla visualizzazione sul Galaxy S5, dove cambiano praticamente la risoluzione effettiva visibile della viewport, eccetera. Possiamo modificare lo zoom, vedere come si comporterebbe, quindi vederlo più grosso, e possiamo anche attivare, tipo, se fosse offline, se ci sono dei componenti offline, quindi senza internet, cosa succederebbe su questo sito se andassimo offline sul mobile. E possiamo anche specificare noi, ovviamente, possiamo specificare noi, ovviamente, una risoluzione diversa per vedere come apparirebbe e anche ruotare lo smartphone. Prendiamo il Moto G4, ruotare lo smartphone orizzontalmente oppure no e vedere come il nostro sito apparirebbe e come l'HTML e CSS eventualmente si modifica in questo caso, cliccando su questo bottone. Ricliccandoci, torniamo nella versione normale. Dopodiché c'è, era meglio lasciarlo sotto, c'è anche questo elemento che si chiama network che se attivato e ricaricando la pagina ci mostra appunto quali sono le richieste della rete che vengono fatte. Adesso vorrei metterlo un po' più grosso. Ecco. All. Allora, vedete che noi possiamo selezionare, per esempio, cosa capita nei primi. Nella prima porzione di tempo, oppure possiamo dire ci interessa tutto quello che capita fino a quando la pagina non viene caricata. E allora in questo caso, per esempio, noi possiamo dire vediamo tutte le risorse che sono state chiamate, caricate con la loro lunghezza. Quindi in un certo senso possiamo vedere cosa succede sulla rete di ogni singola pagina. Quindi prima di tutto viene chiamato questo Dizit, un UPO, che ovviamente è il sito, e poi viene chiamato questo file JavaScript. E ci mette 45 millisecondi, per esempio il file JavaScript è quasi istantaneo perché viene preso dalla cache, quindi non viene richiamato dal file, quindi se noi per esempio facciamo empty cache and hard reload, vediamo che niente, che ho riaggiornato di nuovo. Ok. Vediamo che le cose non vengono prese più dalla cache, quindi questi grafici, vedete, iniziano a essere più diversi. Quindi, per esempio, questo file di stylesheet è grosso 1,4 kB, ci ha messo 30 millisecondi ad arrivare, eccetera. Quindi si vede come evolve la richiesta e come viene renderizzato il sito. Quindi il sito viene completamente caricato, diciamo, e qui ci mette 2 secondi a essere caricato completamente. Ovviamente la maggior parte del lavoro lo fa fino a questi 600 millisecondi, diciamo, quindi non ci si accorge, ma c'è un qualcosa che è questa parte qui,
che questo slideshow che continua ad essere attivo e caricato, ovviamente, no? Questa parte qui che cambia e quindi ogni tanto si riattiva. E più questa immagine che viene caricata solo in un secondo momento, dopo questi 100 millisecondi. Ma il sito viene caricato da quando viene premuto, scritta l'URL, premuta vai, viene caricato in circa 600 millisecondi, quindi poco più di mezzo secondo. Quindi quasi non ci si accorge del caricamento. Se ovviamente questo tempo fosse più lungo, ci accorgeremmo che il sito ci mette un attimo a comparire e quindi ci chiederemmo eventualmente qual è il problema. E qui possiamo vedere per ognuno, oltre alla preview, anche gli eventuali header, HTTP, quindi la richiesta, lo status code, eccetera, qual è l'indirizzo da cui è stato, qual è l'indirizzo del server, diciamo, che ha generato questa richiesta, eventuali header, eccetera, la risposta, quindi file grezzo HTML che è arrivato al nostro browser, e eventuali cookie, eventuali altre proprietà di questa richiesta. Questi tool hanno anche una parte di performance, quindi è possibile registrare per un certo tempo, in genere lo si fa partire la richiesta e poi si riaggiorna. La parte che interessa è in genere il caricamento della pagina, quindi si fa una profilazione di 5 secondi in cui questo tool ci fa vedere, per esempio, di nuovo cosa succede. Vediamo di nuovo che il sito nei primi 600 millisecondi viene caricato tutto, vedete, e poi ci fa vedere cosa succede anche in maniera interattiva dopo. Vedete qui nell'anteprima che lo slideshow, questa parte verde, è lo slideshow che si sta muovendo da un'immagine a quella successiva e ci fa anche vedere lo screenshot sotto. E quindi queste sono le performance non solo a livello di rete come era prima, ma anche a livello di computer, quindi di frame, di interazioni, di quello che capita e di cosa succede, no? C'è la parsificazione dell'HTML, c'è un evento che viene chiamato, poi c'è una funzione che viene chiamata, una funzione JavaScript, eccetera, 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 no? Tutto quello che succede, si può anche ovviamente zoomare e andare a vedere, selezionarne uno e leggere un sommario di che cosa succede. Vedete, posso zoomare e quindi espandere il tempo sia qui che ovviamente qui no. Okay. E quindi spostare qui cosa succede, allargare la finestra, restringerla, eccetera. Quindi navigare, capire cosa sta succedendo, questo è di nuovo molto utile nel caso di problemi, per esempio di caricamento al sito. C'è anche una cosa analoga sulla memoria del nostro sito che occupa sul nostro client e anche una serie di informazioni aggiuntive su quello che il sito utilizza, per esempio ha un manifest, ha uno storage locale. E che tipo di storage locale ha, per esempio è vuoto in questo caso, ha dei cookie, sì, ne ha quattro, qual è il loro valore, qual è il dominio, quando scadono questi cookie e qual è la loro dimensione, quindi informazioni aggiuntive sul sito che abbiamo ricevuto, anche delle informazioni di sicurezza, quindi per esempio se la pagina che abbiamo caricato. Notate, tutto questo è relativo alla pagina visibile. Appena io clicco da un'altra parte, rimango sullo stesso sito, ma ovviamente carico una nuova pagina, tutto questo viene ricalcolato. Quindi se la pagina è sicura, se il certificato è valido, se la connessione è sicura, se è tutto a posto, se ci sono problemi, se ci sono warning. E poi c'è una serie di audit, e noi potremmo dire, per esempio, che vogliamo un audit delle performance, su desktop. Che tenga anche in conto, per esempio, delle best practice e se questa pagina è ottimizzata per i siti, per i search engine, quindi per Google e quant'altro. E noi facciamo generate report, lo vedete, ricarica la pagina per fare questo report ci dice che, per esempio, le performance di questo sito sono 40 su 100. Le best practice sono applicate diciamo al 70% e invece questo sito è ben indicizzato al 91% per i motori di ricerca. E ci sono ovviamente delle estensioni di Chrome che probabilmente questa che impattano sulla performance, quindi magari disabilita tutte le estensioni prima di provare e ci dice poi per esempio quali sono i problemi e possiamo anche vedere, di nuovo, ci riporta, no, nella traccia dove eravamo prima per vedere qual è il problema, c'è cioè l'evidenza. E possiamo anche vedere, appunto, eventuali screenshot ed eventuali, ci suggerisce eventuali opportunità.
Per esempio, le immagini sarebbero meglio, ci dice, queste immagini qui, queste immagini specifiche qui, sarebbe meglio fornirle in questi altri formati, non in PNG o JPEG. Oppure, e questi sono, diciamo, errori, oppure JavaScript ci mette 5 secondi a eseguirsi. Quale JavaScript? JavaScript di un'estensione Chrome, di jQuery, quindi di librerie esterne. Quindi cercare di minimizzare il tempo che si passa ad eseguire, compilare, parsificare il JavaScript. E così via. E poi ci mostra anche gli audit che sono passati, quindi se le immagini sono della dimensione giusta, se il testo è compresso e così via. Best practice. Quale best practice non vengono implementate e quale best practice nuovo per l'ottimizzazione dei motori di ricerca vengono appunto controllate e vengono passate. Per esempio, qua c'è una sola che dice che la meta description, i documenti non hanno le meta description. In realtà il documento le ha, l'abbiamo visto, le descrizioni meta, ma probabilmente non in un formato che questo tool di audit automatico legge in maniera comprensibile o accetta pienamente. Ci sono poi appunto altri audit, poi si possono salvare, si possono eccetera, eccetera. Ci sono altri audit, si può fare lo stesso audit per il mobile, per esempio, facciamo solo quello sulla performance, e vedete lui lo carica dentro un simulatore del telefono e ci genera un report dove ci dice che le performance su mobile addirittura sono migliori rispetto a desktop, quindi rispetto ai criteri che usa lui, e alcune sono ovviamente già identiche, altre, per esempio, questa minificazione del JavaScript, ci sono alcuni JavaScript che non sono minificati abbastanza per il mobile, mentre per il desktop non avevano problemi, e ci sono per esempio degli elementi di stile che non sono utilizzati. Quindi ci dà delle indicazioni possibili su come migliorare di nuovo le performance del nostro sito ed eventualmente risolvere alcuni errori di caricamento, eccetera. Infine, se lo trovo, prendiamo un Pixel 2 XL, c'è anche la possibilità di catturare uno screenshot del mobile direttamente da questi tool e dimostrare un frame, in questo caso non cambia niente, dimostrare l'eventuale query. Le media query, quindi quelle che ci rendono il sito responsive per capire cosa succede, per esempio questo sito si comporta diversamente per schermi grossi 320 pixel che per schermi di 480, che per schermi di 760 e così via. Quindi ha delle regole diverse sulla base della grandezza dello schermo, che sono scritte in CSS, che vedremo più avanti, e possiamo anche specificare il tipo del device. In questo caso è predefinito, quindi l'eventuale ratio dei pixel, che in questo caso è predefinito perché è un dispositivo che abbiamo definito noi, che è già definito dal browser, e dovrebbe anche essere possibile, con Command Shift P, no. Dovrebbe anche essere possibile, ma adesso non trovo dove, run command geolocalization, show geolocalization. Ecco, per esempio, aggiungere delle parti di geolocalization e provare come funziona, dovrebbe essere qui, provare come funziona la parte appunto di geolocalizzazione. Quindi sfruttare oppure ecco cosa, show sensor, ok. E per esempio possiamo dire, ok, se questo sito avesse una mappa, potremmo dire la mappa deve essere, passiamo questa informazione di geolocalizzazione di Mosca al sito. Oppure possiamo provare, per esempio, cosa succede se il telefono viene ruotato così, e quindi se per esempio questo sito prendesse i dati dall'accelerometro del telefono, vedremmo come si comporterebbe il sito passando da una modalità all'altra, quindi in su o giù.
addirittura il touch se normale oppure se possiamo accettare un touch con forza come in alcuni telefoni e così via. Quindi anche emulare il comportamento di alcuni sensori, tra cui la geolocalizzazione e l'orientamento del telefono per vedere come il nostro sito si comporta. Quindi questa è una breve panoramica del tool degli sviluppatori che, ripeto, serve per soprattutto sperimentare durante lo sviluppo e poi quando uno rilascia il sito, lo pubblica, serve per capire se ci sono problemi di rete, di performance, di sicurezza e quant'altro per rendere il sito più, diciamo, facilmente più facilmente utilizzabile, più performante per gli utenti che visitano il sito.